Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più doppio. Quest'oggi parliamo di una serie che sta facendo tanto parlare di sé e potrei tranquillamente chiudere la recensione in 2 secondi dicendo semplicemente questo: è una merda. Però vediamo perché questa serie ha fatto cagare, penso, a tutti. Cioè penso che davvero non ci sia nessuno a cui sia piaciuta questa serie. E partiamo direttamente con la sigla. Come al solito io giudico in base a 3 cose: trama, personaggi ed obiettivo. Partiamo con la trama. Allora, la trama di She-Hulk è, come posso dire, non esiste. Cioè, c'è ma non c'è. Diciamo che ecco, forse la trama più presente dal punto di vista di chiunque l'abbia guardata, cioè che possiamo guardare, possiamo vedere, è che chi si scoprirà in questa puntata She-Hulk, perché è l'unica cosa che praticamente viene puntata tra il fatto che lei diventa She-Hulk, o come andrà in tribunale per cose che non interessano a nessuno. Questa è il riassunto più piccolo che posso farvi, in quanto alla fine è questo, cioè ogni puntata è appuntamenti, gli appuntamenti di She-Hulk, potevano tranquillamente chiamarla così. Prima scopa uno, poi scopa un altro, poi scopa da She-Hulk, poi scopa non trasformata da She-Hulk, e poi una marea di cose buttate lì nell'insieme senza un motivo. Posso dire che secondo me sicuramente ha un messaggio che voleva portare questa serie, che però secondo me ha portato nel peggiore dei modi, che anzi forse non è neanche riuscito a portare. Cioè semplicemente penso che il messaggio sia questo: non importa che merda vi propiniamo, tanto voi ve la guardate lo stesso, infatti ce la siamo guardata più o meno tutti. Oltre questa cosa, che ve lo dico già, il voto della trama per me è un 0. E per davvero io, oltre a questa cosa, vorrei dire, dopo Doctor Strange e questa, io non so se guarderò più una cosa Marvel, sinceramente. E per di più ho capito che i livelli qui stanno arrivando a toccare un fondo mai visto nella storia del cinema, della merda. Cioè un confronto che davvero, ragazzi, guardatemi Sharknado, è un capolavoro. Infatti, io quando mi lamentavo di Sharknado, quando tutti quanti parlavano di Sharknado, quella era squacquarella in confronto a questa. Questa è proprio la diarrea più totale. Hanno semplicemente dato i soldi a un bambino che in quel momento ha detto buttiamo cazzate random dentro a 9 episodi del cazzo, per fortuna abbastanza brevi, visto che sono 25 minuti mi pare di roba che dovrebbe raccontare. E vabbè, passiamo ai personaggi. Personaggi, allora, i personaggi sono tanti, in quanto bisogna per forza far entrare in ogni cazzo di episodio un personaggio che è piaciuto tanto nella serie, cioè nell'MCU, per farlo appunto entrare nella serie e per poter far dire a tutti quanti: oh guarda, c'è Kong, ci sta Wong, che è inutile come sempre, ma Wong quanto ci piace Wong. Poi c'è Daredevil, che serve solamente per far vedere, perché poi a dire la verità è completamente diverso dalla serie, sempre così, cioè nel senso non è perennemente un ragazzo di quartiere tranquillo, mica c'ha un passato di merda Daredevil, mica è un poveraccio schifoso, no, ma perché ricordare queste cose? Oppure chi altro possiamo metterci? A Titania, che serve solamente perché devono mettere qualcuno nel fumetto, Hulk che c'è solo dall'inizio alla fine e serve solamente per farti dire oh guarda qui c'è Hulk, e per dare la scusa del fatto She-Hulk è diventata Hulk. E personaggi, sinceramente, pure qua io 0. Lo dico, cioè, non c'era uno che se ne salva. Sono estremamente puntati solamente a buttarteli lì per farti dire appunto: guarda, questo c'è, ok, ce l'abbiamo messo.
obiettivo, probabilmente questa è la dimensione più breve che ci sia mai, cioè che ci sia mai stata nella serie, che ci sarà mai. Anche, cioè, in confronto Doctor Strange, per davvero, forse è anche meglio, non so, forse, perché comunque, diciamo, sono stato più deluso da Doctor Strange, mentre qui, avendo già visto Doctor Strange, ero già deluso in partenza. Mi tirano fuori e guardate su questo posso dire non mi hanno deluso, sono stati proprio bravi a portare la merda in questa serie, proprio bravi, hanno detto proprio vogliamo una serie di merda e ci voglio buttare tutto, cioè tutto, praticamente prendo delle fogne di New York e ce le scarico sopra, ok, e ci sono riusciti benissimo, cioè se l'obiettivo è questo gli do un 10 perché ha fatto incazzare tutti, totalmente inutile, ha 10.000 cose che in ogni secondo della serie che tu guardi stai lì e dici proprio questa è proprio merda, cioè è proprio così, e quindi guardate, io per davvero pensando che l'obiettivo sia questo, perché secondo me non era portare una serie su Shippuden, si vede che non è quello, dai, io per davvero gli do un 10 in obiettivo, gli do un 10 in obiettivo, quindi il voto finale, 10 diviso 3, è 3 e qualcosa, ok? Anzi 3 e basta, perché non mi va di dargli qualcosa in più del 3, anzi gli dovrei dare 0 e basta, però per l'obiettivo raggiunto, che secondo me è questo, 3, ok? Poi, pensiamo a un paio di cose che volevo dire. Il punto finale, dove lei esce dalla piattaforma Disney, rompe la quarta, quinta, sesta, settima parete, parla con noi quasi sempre, tipo Deadpool o cose varie, e come posso dire, esce, va negli studi della Marvel, parla con il produttore che è un robot e fa tutte battute cringe, ecco, questa è proprio la serie più cringe che sia mai stata fatta, e quella scena per me è davvero la morte del cinema con criterio, cioè in quel momento io ho proprio pensato ma che cazzo gli date soldi, ragazzi, cioè datemeli a me, vi faccio qualcosa già di meglio, lo dico, ma non perché io possa essere bravo a fare qualcosa, io non so un cazzo, cioè ho visto anche film, sono attore doppiatore, quello che è, un po' ci capisco, ma comunque non ho mai scritto nulla, quindi comunque sarebbe piena di falle una serie fatta da me, e ne sono consapevole, ma sarebbe comunque meglio di questa, lo dico, e in quel momento ho pianto un po' perché ho pensato a tutte quelle persone che magari potrebbero portare qualcosa di qualità e purtroppo non hanno i soldi, e noi continuiamo a dare i soldi a questi coglioni. E l'altra cosa che volevo dire è assolutamente il figlio di Hulk. Il figlio di Hulk è stata proprio la cosa più bella che io abbia mai visto. Stavo lì e ho detto, questa è proprio una scorreggia. L'ho guardato e ho detto proprio,